Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale Velocetto TV. Oggi siamo con il race vlog del campionato europeo turismo Round 3. Round 3 che si svolge nel circuito del Red Bull Ring. Mentre vi sto parlando, stiamo osservando la mappa del circuito e anche la mia auto. Del mio team Velocetto Racing Team con i colori classici per distinguerci dagli altri piloti, così vedete esattamente la mia macchina. Vi invito a guardare i precedenti episodi del campionato europeo turismo per capire come è organizzato il campionato, come sta andando il campionato e com'è la classifica generale prima di questa gara. Classifica generale che vi dico è attualmente conquistata con il primo posto da Roberto Scolpati. Io, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, così non vi perderete neanche un appuntamento sul mio canale, e di lasciare un bel like. Ora andremo a guardare i risultati delle qualifiche che hanno la durata di 25 minuti, poi le due gare da 20 minuti più un giro. Ecco qui la qualifica e come vedete finalmente ho fatto la pole in questo campionato. Non mi riusciva e già sono molto contento. Gara 1, quindi partenza dalla pole position, seconda posizione per Marco Muret. Per chi segue il race vlog del campionato TT, rivale anche lì Marco Muret, e già è bagarre. La partenza non è ottima, infatti in fase di chiusura ho ricevuto una piccola spinta, però ora anche qui in uscita dalla prima curva sono costretto a difendermi e lui riesce a prendermi in interno. Allora io qui preparo una staccata più larga possibile per aprire il prima possibile il gas e uscire più forte di lui. Mi riesce e tento l'incrocio. Adesso arriviamo in una staccata mentre qui c'è un leggero contatto tra di noi. Staccata importante. La facciamo entrambi molto bene. Riesce a stare affiancato, ma io nuovamente riesco ad avere una velocità maggiore in uscita e mi vado a riprendere la prima posizione. E già da questo momento so già che devo fare un ritmo indiavolato, perché per chi ha seguito anche il campionato Audi TT Cup conosce bene Marco Muret e il potenziale del pilota è alto, e quindi in questa pista dove ci sono lunghi rettilinei rimanere così vicino è un vantaggio per lui. Infatti il mio obiettivo era quello di prendere più spazio possibile, e come vedete adesso siamo passati al terzo giro e mi è rimasto attaccatissimo, ma siamo passati al terzo giro perché adesso qui alla prima curva succede un qualcosa che a me darà un vantaggio. Da questa visuale non si è visto bene, ma ve lo racconto io. Lo capite un po' anche da questa uscita. Lui era vicinissimo, sbaglia la frenata, ha dovuto frenare un po' di più per non tamponarmi. E quindi io che ho fatto bene la curva esco molto veloce mentre lui esce più lento e prendo quei metri di vantaggio fondamentali che permetteranno di fare una gara più tranquilla a me senza guardare spesso gli specchietti, e lui è più lontano e non può sfruttare più la scia come prima. Ma adesso siamo passati al quattordicesimo giro, ultimo giro di questa gara 1. E come vedete, nonostante abbia fatto un ritmo pazzesco, il pilota è rimasto vicino, quindi
A portata di posizione, se io avessi fatto un errore, avrei perso la prima posizione, ma entrambi abbiamo fatto una gara perfetta. Dal terzo giro in poi nessuno ha fatto errori. E questo mi ha portato a prendere questi piccoli metri di vantaggio. Ma adesso arriviamo all'ultima curva. E mi andrò a prendere la seconda vittoria in questo campionato europeo turismo e sono molto contento per come è andata questa gara. Pole e vittoria, era da un po' che non mi riusciva. Questi sono i risultati di gara 1 e come vedete Scorpati è finito in quarta posizione, questo permette a me di recuperare sulla testa della classifica. Ma ora gara 2, come vedete, sono più indietro perché chi vince gara 1 parte in decima posizione, quindi inversione dei primi 10. Anche questa volta non faccio un'ottima partenza, infatti la Honda di Montalbano riesce ad affiancarmi e a portarsi praticamente davanti a me. Mentre a destra c'è Andrea De Biasio che cerca di prendere anche lui la posizione, ma arriviamo in questa staccata, non sapevo dove guardare e infatti faccio un piccolo errore che causa un incidente dove Montalbano, nonostante venisse toccato da me, guadagna qualche posizione, mentre io ne ho perse altre tre e da undicesimo passa al quattordicesimo, mentre davanti c'è un altro contatto col mio compagno di squadra, Massimo Ballinari. E adesso qui in questa fase so che già è durissima, perché in questa pista, come ho detto in precedenza, la scia se si è vicini si sente e non puoi allontanarti dagli altri avversari in modo facile. Adesso davanti a me ho il pilota Michele Vandone, dietro Micucci e ovviamente la prima cosa che penso è quella di guadagnare il tempo perso e quindi voglio già superare Michele Vandone che fa anche delle traiettorie di difesa, ma davanti a lui c'è un ulteriore bagarre con Rosmarino e Muret. Qui mi affianco, però freno prima e sbaglio anche la curva perché per non tamponare Vandone esco un po' piano, ma riesco a uscire più veloce di Vandone, mentre Micucci alla destra ci supera tutte e due. Qui avviene un piccolo contatto, non c'era spazio lì, ma alla fine riesco a conquistare la posizione su un Vandone, ma la perdo su Micucci e quindi rimango in quattordicesima posizione. Praticamente non è cambiato nulla per me. Adesso arriviamo a questa staccata, lui si difende e devo difendermi anche io perché dietro di me sono subito pronti ad approfittarne di ogni mio errore. Ora arriviamo in questo punto dove io ne ho nettamente di più, la interpreto meglio, riesco a uscire più forte. Nel corso del video lo vedrete che qui molte volte mi porto all'interno perché riesco ad arrivare con una velocità maggiore, però qui non tento mai l'attacco, non è un buon punto, si rischia di fare l'incidente e io non voglio prendere ulteriori penalità dopo il contatto alla seconda curva. Un buon punto di sorpasso è proprio qui, la prima curva e le altre due curve successive dopo questi lunghi rettilinei. Questa volta non sono uscito in maniera impeccabile dalla prima curva, infatti non ho guadagnato niente, anzi devo guardarmi di più negli specchietti. E come vedete è comparso il like, io vi invito a lasciare un bel like
mentre siamo al terzo giro di questa gara, mentre qui Miguchi mi fa venire un infarto. Nella staccata gli parte il posteriore, io per non tamponarlo ho dovuto tacciare una super frenata e questo va a mio svantaggio, infatti riesce a prendere qualche metro di vantaggio, ma allo stesso tempo in quella fase ho dovuto guardare gli specchietti perché Michele Vandone ovviamente voleva approfittarne di questa situazione. Questa curva ora non mi è riuscita in modo impeccabile, infatti non ho guadagnato praticamente niente su Micucci che adesso è all'attacco di Rosmarino, mentre adesso siamo passati al giro 5 perché in un giro non è successo praticamente niente, ma adesso Miguchi riesce a passare Rosmarino, mentre lì avete visto un pilota che è finito a muro e prendo la dodicesima posizione, ma anche nel giro precedente un altro pilota è finito a muro, quindi guadagno due posizioni senza aver effettuato un sorpasso, mentre davanti a me cambia il pilota a cui tentare il sorpasso, Luca Rosmarino. E in quest'altro momento vedete un altro pilota che finisce fuori e guadagna un'ulteriore posizione senza fare un sorpasso. Questo va tutto a mio vantaggio. In mezzo giro ho guadagnato 30 posizioni senza fare un sorpasso. E di questo sono molto contento. Adesso devo cercare di sorpassare il prima possibile Luca Rosmarino. Nel frattempo vi ricordo che sono così indietro perché tra gara 1 e gara 2 c'è l'inversione dei primi 10 e io che ho vinto sono arrivato a partire alla decima posizione. Dopo il contatto ho perso anche altre posizioni. Siamo entrati al sesto giro di questa gara. Siamo quasi a metà gara e nuovamente non sono uscito in maniera impeccabile dalla prima curva, non ho potuto sfruttare appieno la scia, mentre nello stesso momento ci stiamo anche riavvicinando al gruppetto di testa. Come vedete c'è un bellissimo trenino. E vi posso garantire che gareggiare in queste situazioni non è per niente facile. Perché tu vuoi attaccare il pilota davanti a te, allo stesso tempo devi difenderti, e allo stesso tempo il pilota davanti a te sfrutta la scia dei tuoi avversari, e tu che vuoi tentare il sorpasso, non puoi fare un sorpasso tranquillo perché puoi tamponare quello davanti, ma Micucci sbaglia l'ingresso a questa curva, va nuovamente in testa a coda e nuovamente io guadagno una posizione senza aver fatto un sorpasso e quindi rientro nella mia posizione di partenza, decima posizione. Qui esco nettamente più forte di Rosmarino, mi faccio vedere, però poi decido di non affondare l'attacco per cercare di farlo all'uscita di questa curva che mi riesce in maniera impeccabile. Gli sono praticamente attaccato, lo sto quasi spingendo, decido di andare all'interno, la traiettoria è mia, affondo la staccata, però lui arriva al contatto con me che mi fa perdere il controllo della vettura, non guadagnando la sua posizione e perdendo la posizione su Vandone che ne approfitta e quindi ritorno in undicesima posizione.
Questa cosa mi ha fatto un po' arrabbiare perché era una fase importante della gara ed essere due posizioni avanti era molto importante perché, come vedete adesso, Rosmarino sta tentando l'attacco su Montalbano e potevo essere lì al suo posto. Mentre qui sto tentando l'attacco su un bandone, ma rinuncio come sempre. Non è affatto facile fare un sorpasso lì. Mentre adesso passiamo al giro 8 e anche qui bandone si difende. Affronto nuovamente questa curva in maniera impeccabile, sfrutto tutta la scia possibile. Mi faccio vedere, però non sono abbastanza vicino perché addirittura lui affonda l'attacco su Rosmarino e cerco di approfittarne anche io di questa situazione, però non è facile come situazione. Qui freno un po' prima per uscire meglio, però Vandone praticamente si ferma con la sua Volkswagen Golf e ho rischiato anche qui il contatto. Come vedete, non è una gara per niente facile. Avevo la premura di guadagnare posizioni, ma dovevo farlo con cautela, senza creare incidenti e senza prendere penalità. La cosa più importante è anche il rispetto dei piloti, soprattutto anche se io andrei a prendere una penalità, perderei punti in classifica generale. Siamo arrivati al nono giro e praticamente, anziché guadagnare posizioni, sono undicesimo, una posizione più indietro a quella di partenza. E adesso Vandone si è distaccato un po' da me perché, stando vicini, non è per niente semplice affrontare alcune curve. Mentre qui Vandone fa un errore, arriva a largo e quindi io cerco di approfittarne. Mi prendo l'interno, cerca di chiudermi. Arriviamo alla staccata, lui fa un'ottima staccata per resistermi, ma io ne faccio altrettanto. Però rimaniamo sempre affiancati, lui all'interno, io all'esterno, mi butto all'esterno. Non è facile qui questa manovra, come vedete siamo vicinissimi, ma alla fine riesco a chiudere questo bellissimo sorpasso e mi prendo di prepotenza questa cavolo di decima posizione. E adesso, come vedete, Rosmarin ha guadagnato dei metri di vantaggio che voglio immediatamente recuperare. E quindi adesso passiamo direttamente al giro 13. Ci ho messo un bel po' per recuperare, non me l'aspettavo. Sono passati due giri. Adesso davanti a me abbiamo appunto Rosmarino, Scorpati e Montalbano. Scorpati, ricordo, l'attuale leader del campionato. Adesso qui io mi ero buttato all'interno, ma all'improvviso Rosmarino si butta nuovamente all'interno, chiudendomi la porta in faccia in piena staccata. Infatti, mi sono dovuto completamente fermare per non creare un mega incidente. Alla fine, la tamponata, la toccata c'è stata, ma quello che ha subito le conseguenze sono io, perché Vandone ne approfitta e si prende la decima posizione. E
si prende anche la nona adesso su Rosmarino, mentre io torno nuovamente in undicesima posizione. Tutto questo in quel momento ovviamente non mi ha fatto felice. Ero un pochino nervoso perché volevo guadagnare queste benedette posizioni. Ne potevo guadagnare 4 davanti a me facilmente, però non è andato tutto come avrei voluto. Mentre iniziamo l'ultimo giro, un giro di fuoco infernale, e gustiamocelo già da questa prima curva, dove Rosmarino e Vandone arrivano affiancati, mi lasciano lo spazio in mezzo, io mi infilo tra i due, siamo vicinissimi. Anche con Rosmarino, Vandone è già superato. Rosmarino riesce a tenere botta. Arriviamo a questa staccata affiancati. Io nuovamente mi prendo all'esterno per cercare un'accelerazione migliore della sua e arrivare alla prossima curva nella maniera migliore possibile. Ma qui adesso siamo in tre. Siamo in tre, arriviamo in questa curva. Dove io allungo la staccata, chiudo la porta e con una manovra direi perfetta, perché non trovo altra parola per questa fase. Siamo stati, devo dire, tutti e tre molto bravi a non toccarci, a non tamponarci. E in un colpo solo passo dalla undicesima alla nona posizione ed è l'ultimo giro, ma c'è un ulteriore colpo di scena. Davanti a me abbiamo Montalbano e Scorpati che si giocano fino all'ultimo momento la propria posizione. Arrivano all'ultima curva dove hanno un contatto, infatti Montalbano esce largo nel tentativo di difendersi, fa un cambio di direzione dove avviene il contatto e lui ha la peggio e mi vado a prendere questa ottava posizione, finale da urlo, e questo è il risultato di gara 2, un giro finale incredibile. Nell'ultimo giro ho guadagnato delle posizioni importanti e sono contento per questo ultimo giro. Com'è andata? Un giro da brividi, emozioni da Calcio Parma in quel momento per me. Quindi questa è la classifica di gara 2 e sarà sottoposta sicuramente a revisioni perché ci sono stati molti contatti. Quindi passiamo alla classifica piloti. Classifica piloti che mi vede risalire fino al terzo posto, dove i primi tre, ma anche il quarto in classifica siamo davvero vicini. Quindi lotta per il titolo che diventa ancora più avvincente. Per quanto riguarda le penalità, io con tutte le penalità prese e subite da altri piloti rimango all'ottava posizione come risultato finale di gara 2. E quindi questa è la classifica piloti attuale. Come commento finale di questa gara, è stata una super gara 1. Finalmente ho fatto la qualifica che dovevo fare. Mi sono preso la mia pole position e mi sono preso anche questa vittoria di gara 1. Quindi un buon risultato. In gara 2 sapevo che dovevo rimontare, visto la mia classifica prima di questa gara. E quindi ho cercato di dare il tutto per tutto, ci sono state varie vicissitudini che mi hanno portato poi alla fine di arrivare in ottava posizione. Molti episodi sfortunati, come si dice nel calcio, gli episodi contano. Questi episodi mi hanno portato poi ad arrivare in ottava posizione quando potevo tranquillamente arrivare quarto o quinto, visto il passo. Tutto sommato, guardando la classifica, sono contento. Ora
Il prossimo appuntamento sarà in una pista molto tecnica, il circuito di Hohenschlägen, e quindi spero di dare il massimo nella prossima gara e vi invito quindi a guardare la live e di non perdervi il prossimo race vlog. E per non farlo basta iscriversi al canale attivando la campanella così vi arriveranno le notifiche. Per quanto riguarda questa gara, se avete curiosità, domande, non esitate a chiedere che vi risponderò. Infine, se vi va, condividete il video, il canale con i vostri amici tramite i social network come Facebook, WhatsApp e Telegram e tutti quelli che usiamo. Soprattutto lasciate un bel like. Noi ci vediamo ai prossimi episodi del mio canale. Un saluto da Velocetto TV. Ciao! Ciao a tutti, ciao!